Sees if you try, no hell below us, above us, only sky. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti all'appuntamento della domenica con Fabiani Arte. Eh, io sono Roberto Fabiani e quest'oggi vi eh, sarò con voi per il pomeriggio fino alle 5 eh, insieme a un'importante eh, selezione che Fabiani Arte ha preparato eh, per i nostri telespettatori eh, di artisti del Novecento, moderni e contemporanei. Eh, vi trasmetto qui dal canale 136, Canale Italia dall'821 di Sky e insieme a Marco, Alessandra, Alessio, Paolo e Matteo vi accompagnerò nel corso del pomeriggio per chi non ci conoscesse ancora ci tengo a spiegare chi è Fabiani Arte Fabiani Arte viene da un'antica passione per l'arte di due conosciuti albergatori di Montecatini sto parlando di Piero e Paolo Fabiani che già dagli anni 60 eh, hanno eh, coltivato una forte passione per l'arte, passandola poi a noi figli eh, ed anche ai nipoti, um, e aprendo insieme eh, nel 2004 una galleria mh, proprio eh, inserita all'interno dell'attività alberghiera. Mm, e a questa galleria... Uh, adesso uh, aggiungiamo appunto uh, un nuovo spazio uh, dedicato a, a questa vetrina che vi offriamo uh, sperando di, di fare cosa gradita e di uh, passare con voi un momento di buona cultura. Parlando proprio di cultura, ci tengo tanto a ringraziare Giovanni Faccenda, ehm, che so che eh, ultimamente ci ha fatto gli auguri. Lo ringrazio di cuore, veramente, da parte mia e da parte di tutta Fabiani Arte. Ricambio gli auguri e gli faccio soprattutto i complimenti per i preziosi momenti di cultura che ci fa passare durante le sue trasmissioni. Eh, un grazie e un caloroso abbraccio. Inizierei subito a presentarvi. Di nuovo l'ho già presentata eh, nei giorni scorsi, però ci tengo perché gli spazi espositivi non ci davano la possibilità di apprezzarla come dovuto. Sto parlando appunto della scultura che è dietro di me. Eh, è un'opera di Nagarnoldi eh, importante, eh, importante l'artista, importante l'opera, che raffigura un cavallo eh, in passo doppio. È un bronzo, un pezzo unico. Che ha, qua, nel quale l'artista ha espresso appieno la sua forza poetica. Lo andiamo a vedere insieme, nella sua grandezza. Ecco, il titolo è Passo Doble, appunto, Passo Doppio, eh, opera fusione in bronzo, misura centimetri 151 x 125 x 70, esemplare 2 di 3. Eh, è completo di base in bronzo, di centimetri 60x60, 60, alza 60, che in questo momento non ha, in questo momento è appoggiato in terra ma è corredato dalla base. Ecco qua, guardando l'opera già mh, si nota eh, lo stile e l'attenzione la per la bellezza, prima di tutto, che è una caratteristica principale dell'artista. Vi ricordo che l'opera è in coppia insieme a un altro cavallo che vi mostrerò più tardi. C'è la possibilità di prenderli tutti e due insieme eh, in questo momento, fino a che saranno disponibili. Ecco, il passo doppio del cavallo, in questa posizione si vede benissimo ciò che insegnano eh, i latini ai, ai cavalli lipizzani e a fare questo passo di danza che il cavallo sta eseguendo in questo momento. Ecco il titolo dell'opera. Il cavallo ha la testa protesa in aria come per una supplica al cielo ed è... Ed è, e le orecchie indietro in segno di, di stizza, di nervosismo. Eh. Si nota eh, il contrasto fra le superfici lisce, eh, tondeggianti e quelle concave, rispetto a quelle invece dove eh, l'artista è entrato dentro a, al cavallo, eh, che rimangono ruvide eh, ed è andato a scavare quasi a scarnificarlo. Eh. E, è un'opera di, di, di grande prestigio. Che vi offriamo ad un prezzo veramente concorrenziale. Ecco, io vorrei dire una cosa prima di andare avanti. Voi sapete che Nagarnoglio è conosciuto in tutto il mondo, è esposto in tutto il mondo. Queste opere, in particolare, negli ultimi tempi stanno andando oltre oceano. Quindi, cerchiamo, vi faccio un appello: cerchiamo di far rimanere queste in Italia. Eh? Se vogliamo, quantomeno in Europa. Parlo per chi ci segue dai canali Sky. Cerchiamo di farle rimanere più vicino a noi perché altrimenti la fine più auspicabile sarà che andranno tutte oltreoceano dove il mercato è ancora più fluente per quest'artista del nostro. Grazie. Adesso eccoci qua, davanti all'opera di Mario Schifano, un'opera eh, importante, di un periodo importante che già conosciamo. È un omaggio all'artista Malevich, come possiamo vedere dal pensiero astratto che eh, è riportato qui sopra a questa figura. E, e, e appartiene ad un periodo eh, in cui l'artista lavorava eh, con la stessa tecnica del famoso Andy Warhol. Eh? Infatti questa è una serigrafia, monotipo viene chiamato, ma comunque una serigrafia ritoccata a mano, proprio come quelle di Marilyn, di Andy er Warhol. Guardiamola un attimo insieme, vi vado a leggere la scheda. Si tratta di un'opera dal titolo Vittoria sul sole di Casimir Malevich, eh? poeta appunto astrattista geometrico. L'opera è stata eseguita a cavallo fra il 1971 e il 1972. Si tratta di un monotipo su tela, su due tele. La superiore misura centimetri 97x113, l'inferiore invece centimetri 140x87. Sul verso è firmato, l'abbiamo già visto insieme, Um, giovedì sera se non sbaglio sì giovedì sera ed ha anche un'etichetta un della galleria Tornabuoni la famosa galleria Tornabuoni di Firenze. esposto e pubblicato sul catalogo Mario Schifano al di là delle stelle fondazione fondazione art gallery 29 marzo 29 aprile 2018 pubblicato sul catalogo a pagina 28 adesso ve lo faccio vedere fornaciai ecco volevo dire vi faccio vedere la pubblicazione eccola qua ecco qua la pubblicazione dove all'interno appunto troviamo l'opera di schifano pubblicata eccolo qui Importante sempre, io ci tengo sempre a farvi vedere le pubblicazioni perché, come voi sapete, storicizzano le opere e quindi sono importanti come corredo, eh? non indispensabili, ma comunque importanti, almeno tanto quanto le autentiche a volte. Ecco qua, rivediamo un attimo l'opera. Vi ricordo che totalmente misura 237 cm x 113, è veramente una dimensione importante ad un prezzo concorrenziale, eh? un prezzo veramente interessante. Un'altra importante opera che vi voglio presentare di Mario Schifano è la prossima, quella proprio a fianco. Ed eccola qui accanto a me. Si tratta un di un'opera del 1987 eseguita dall'artista, che come potete vedere eh, ricorda molto Le ninfe d'acqua, ma non lo è, è eh, un paesaggio eh, con cornice invasa, sul quale l'artista ha lavorato con molto fervore. Eh. Si nota chiaramente dal. Eh, dalla materia che c'è sull'opera, quanto intenso sia stato il momento artistico per Mario Schifano quando lavorava su questo pezzo. Andiamola a vedere all'interno, io vi leggo la scheda. Prego. Il Colle Verde è il titolo dell'opera, opera del 1987, si tratta di smalti acrilico su tela con cornice dipinta, misura centimetri 104x104, sul verso abbiamo la firma e il titolo, autenticata dalla Fondazione Mario Schifano. Opera veramente interessante, ecco vediamo questi spunti floreali che vengono fuori dalla, da questa campagna, da questo colle verde, guardate quanto lavoro c'è. Qui c'è veramente tanto lavoro, guardate quante pennellate, quanti colori, che movimento, che passione che si intravede scaturire da questa campagna immersa su, sul Colle Verde. Mario Schifano. Anche quest'opera ha un prezzo veramente valido. Eh. Io... Uh, queste opere mh, le avevamo già presentate, però uh, siccome hanno riscosso successo ci, ci è piaciuto e ci piace riproporle. Sono, cose che, uh, non, non sono, sono occasioni che non sono da perdere. Vi ricordo il numero 0572 91 sento che i telefoni stanno squillando, grazie. 320 328 2626 se volete confermare le opere. Cosa vuol dire confermare? Vuol dire chiaramente non acquistare subito, ma avere la possibilità di vederle a casa propria o di vederle nei nostri spazi. Ehm, della galleria, senza nessun tipo di, di problema eh, o nessun tipo insomma, di costo. Eh, siamo felici di venire a casa, farvi vedere le opere, siamo felici se voi venite, saremo felici se voi verrete a trovarci qui in galleria, potrete stare ospiti del nostro albergo. L'importante è che ecco, se volete che veniamo a casa vostra di dimostrare un interesse concreto, insomma, è l'unica cosa che, che vi chiediamo. Uh, ovviamente puramente platonico, eh, intendo. Andiamo adesso a um, mostrare la seguente opera che è un'opera, un catrame eh, del maestro di arte povera. Sto parlando di Janis Cunellis. Eh, oh, scusate, di qua sopra di me a, a, alla sinistra, eccolo qua su. Eh, in in quest'opera. Eh, eh, Quest'opera è caratteristica dell'artista, appartiene a una serie di opere eh, che rappresentano l'uomo. È eh, lavorato eh, a catram su carta, se ci andiamo dentro lo vediamo meglio. Eh, ed è, è proprio uh, una chiara ma manifestazione de dell'arte dell povera, eh? del movimento dell'arte povera. Ve la descrivo la tecnica. Catrame su carta, misura centimetri 44x57 ed è autenticato dall'artista su foto. Ecco, converrebbe se si vuole anche andare a fare una bella zoomata della firma, in questo caso secondo me, se riusciamo. Mamma mia, guarda che bello, guarda che bello quando si avvicini come viene fuori il catrame alla materia. Eccolo là, Cunellis, questa è la firma. È la firma dell'artista. Ecco. Vi ricordo che Cunellis è un artista di fama mondiale. Guarda, guarda la materia là sopra. È un artista questo, di fama mondiale, eh che ha esposto in tutto il mondo. È stata la Biennale di Venezia, è stata la Quadriennale di Roma. Perché ci tengo? Perché ci tengo a dire Quadriennale di Roma, Biennale di Venezia e soprattutto Biennale di Venezia. Perché eh, la Biennale di Venezia è la prima mostra internazionale d'arte del mondo. per poi eh, finire l'opera con un'altra astrazione informale al di sopra. Questo è proprio quello che si rispecchia in quest'opera in particolare di Gianni Bertini. Eh. Vi ricordo che, la, che anche Gianni Bertini è stato alla biennale, alla quadriennale di Roma nel 65, nel 72 e nell'86, eh, quindi ecco. Eh, anche questo nostro artista è ampiamente storicizzato. Nel particolare la figura femminile che vedete sulla sinistra dell'opera accanto a quelle che possono sembrare eh, delle impronte digitali dovrebbe essere, dovrebbe presumibilmente a quello che, che sono riuscito a risalire, dovrebbe essere Michel Morgan, che sarebbe l'interprete dell'omonimo film Quede Brum, anche per quest'opera il prezzo è eccezionale. Andiamo a vedere la firma. Eccola là, Bertini. Mi scuso per i problemi tecnici, scusate ci sono stati dei problemi tecnici eh, di audio come spesso purtroppo è successo in queste prime puntate, <ride> dall'imbarazzo della prima all'imbarazzo della seconda, al rossore che entrava e passava nella terza, nella quarta la prendo a ridere e basta, <ride> tanto sono cose che succedono a tutti. Eh, riprendiamo da Cunelis, vi descrivo un attimo l'opera di Cunelis, ovviamente si tratta di un catrame su carta come avete ben capito. Eh, rappresenta, rappresenta l'uomo, fa parte di una serie di opere importanti dell'artista, um, dipinto appunto a catrame su carta, misura centimetri 44x57, siamo andati a vedere la firma prima, vi ricordo lo speciale prezzo, vi ricordo lo speciale prezzo che prima forse non si è sentito, ma adesso lo ridico volentieri, 4.000 euro, ecco noi ve lo offriamo a 4.000 euro un artista internazionale, conosciuto in tutto il mondo, che ha dipinto eh, con molti altri importanti il massimo esponente dell'arte povera, andate a vedere, confrontate la nostra richiesta con le richieste che potrete trovare in giro. Vi accorgerete che è un'occasione da non perdere, a 4.000 euro prendetelo subito ed attaccatelo in casa, non ve lo, faccia, non ve lo fate scappare, è un artista che... Uh, ha un futuro molto roseo eh? sul mercato ovviamente intendo. Bene, rifaccio, riguardiamolo, riguardiamo un attimo l'opera, tanto l'abbiamo vista comunque anche prima non c'era l'audio ma il video c'era, quindi abbiamo già potuta vedere bene. E passiamo all'opera di Gianni Bertini. Gianni Bertini, eccolo qua vicino a me, Quede Brum, è il titolo di quest'opera, eh, ripresa da un, un romanzo, poi da un film, descrive un momento eh, in cui l'artista ehm, sovrappone arte eh, di astrattismo classico a figure eh, dell'epoca, figure note del periodo. Eh, dove poi interviene con uh, un'altra azione astratta di tipo informale. Ecco, questa è la composizione di questo uh, periodo, lo stile di composizione pittorico di questo periodo di Gianni Bertini. Andiamo a vederlo meglio, ve lo descrivo. Quede Brum, Il porto delle nebbie, è il titolo di quest'opera ispirata a un romanzo del 1927 di PM Corlan. Poi riportato sulla pellicola nel 1938 da regista Malzer Carné. Presumibilmente la figura che vedete è Michelle Morgan, l'interprete del film, eh? quella che, che si staglia vicino a quelli, quei due punti che sembrano impronte digitali. Si tratta di un acrilico e tecnica mista su tela, misura centimetri 58 x 50. Eccolo qua, benissimo. Adesso siamo riusciti finalmente a presentarlo come si doveva. Adesso vi presento un'interessante opera di Roberto Crippa, qui alle mie spalle. Si tratta di Un sole, eh, il, il titolo dell'opera è Sole, de, della serie Landscape, eh, un'opera del 1970, ehm, di, di importante dimensioni, eh, eseguita dall'artista eh, spazialista che eh, in questa opera in particolare... Ehm, pone anche una nota di rosso eh, all'interno all della materia. Ecco. Ve, lo vado, ve lo vado a leggere mentre Matteo si avvicina. Sun, il titolo dell'opera, sole, 1970, collage e sughero su tavola, misura centimetri 100x80, sul verso, a firma, data e titolo, e timbra... Sigla e timbro Bruno Girardi Livorno. Etichette e timbro Studio Rotelli di Finale Ligure. Ora, questa opera in particolare di Crippa è come alcune delle nostre opere di stasera, alcune di ieri sera e alcune sicuramente delle opere che molti importanti collezionisti italiani hanno nelle proprie case, siglata sul retro da Bruno Girardi. Questo è importante, è un importante segno di provenienza, eh, perché, ehm, come si sa, l'artista è stato, eh, scusate, il gallerista livornese è stato uno dei primi in assoluto a credere nella pittura moderna e contemporanea. E il, il, addirittura nel periodo in cui ehm, i macchiaioli erano in, in fervore, lui preferiva sacrificarsi vendendo i quadri dei macchiatori e comprando Crippa, comprando Fontana, comprando Gilardi, comprando Marchegiani, comprando tutti quegli artisti che in quel periodo ancora non erano a questi livelli e con un gusto per la qualità dell'opera superiore alla media. Ecco che lui andava a tutte uh, le opere che passavano dalla propria galleria proprio per questo... Spiccato gusto per la selezione a siglarle, dando conferma della provenienza. Ecco quest'opera in particolare. Sto parlando di un sughero degli anni '70 di Crippa. Attenzione per gli intenditori: ha la sigla di Bruno Girardi dietro ed è di dimensioni veramente importanti. Con un prezzo, ancora lasciatemi dire, telefonate e ve ne accorgerete. Un prezzo veramente eccezionale. Eh? Bellissimo, Roberto Crippa. Telefonate, mi raccomando, telefonate. Non perdete queste occasioni a Fabiani Arte. Vi ricordo i numeri di telefono 0572 910502 320 328 626. Li potete comporre oggi, durante tutto il corso della trasmissione, ma anche in settimana. Ci potete chiamare agli orari di ufficio noi saremo sempre disponibili per qualsiasi vostra Domanda o richiesta, se avete degli artisti che volete proporre, magari in, in collezione artisti che volete proporre, che siete interessati anche a proporci, non soltanto a richiedere, noi siamo disponibili eh, a visionarli, a valutarli insieme a voi. Così se avete qualche, anche qualche opera ehm, in mente che vorreste acquisire, magari io non l'ho presentata... Telefonando e chiedendo, può darsi che eh, si riesca a trovarla, magari c'è in cavò. La tiriamo fuori, ve la facciamo vedere se vi piace. Eh, ci accordiamo, ci mettiamo d'accordo. Eh. Eh, andiamo avanti. Eh, eh, avete già visto alla mia sinistra il Nativi, l'opera di Gualtero Nativi, che segna un periodo di passaggio, un periodo storico di passaggio fra eh, due momenti eh, astratti dell'artista. Eh, il momento in cui eh, negli anni 50 la sua, la sua astrazione ehm, si, somigliava per, in tanti versi anche a quella degli anni 50 di Cripp, eh, con le linee parallele in, in alcuni quadri in special modo eh, colorate anche con colori e tonalità molto vicine, comunque mh, rappresenta il momento di passaggio fra, appunto, fra questo primo periodo e il periodo del, del, dei contrasti, il periodo dell'imprigionamento della figura e dei contrasti eh, fra le figure geometriche. Questo appunto è il, il momento in cui ehm, gli, gli spazi geometrici da fondersi insieme entrano in contrasto. Vi vado a leggere la scheda. Frattura opera del 1950, dipinto a tempera su carta intelata. Come sapete, l'artista usava la tecnica della tempera all'uovo, misura centimetri 70 per cento ed è firmato in basso a sinistra. Matteo ce lo mostra in questo momento. Sul verso abbiamo la firma, la data e Il numero d'archivio è eh, ovviamente archiviato a cura di Berto Nativi con il numero 5017 e pubblicato sul catalogo generale volume 1 a pagina 53 che adesso vi vado a mostrare. Eccolo qua. Ecco il catalogo volume 1, Gualtiero Nativi. A quella di Bert Nativi, ovviamente, apriamo il catalogo e lo troviamo pubblicato qui in fondo, eccolo qua, con la tavola. Oh mamma, non ci vedo, scusate, eh, non ci vedo qua in fondo, <ride> eccolo qua. <ride> Vedete voi se riuscite a leggerlo, ora ve lo dico eh, che numero è la tavola. Perdonatemi, ma purtroppo allo al scoccare dei 40 anni precisi non sono più riuscito a leggere il, il, la mia data di nascita sulla patente ecco, ecco figura 53 bene so che non era un dato che interessa, ecco vedete le figure prima quello che dicevo dov'è? abbiamo scappato ecco vedete le figure prima ecco il periodo prima il contrasto e il periodo successivo, ancora di contrasto, è l'imprugionamento delle figure, eccolo qua. Questo è il periodo di passaggio di cui vi stavo parlando. Um, presentando questo Nativi, uh, mi viene proprio in mente um, che, che quest'artista è sicuramente uh, ancora da rivalutare, eh? Eh, ha comunque già riscosso nell'ultimo periodo un ottimo successo sul mercato, mercato. quest'opera in particolare ha un ottimo prezzo, cioè di 12.000 euro, la richiesta per quest'opera. Io vi, vi esorto a confermarla, vi ricordo che la potete vedere a casa vostra con tranquillità, senza nessun tipo di, di premura, potete venire da noi in galleria d'arte, a valutarla insieme a noi eh, per decidere l'acquisto. Il prezzo è veramente interessante. Eccoci ancora, eh, vi voglio presentare un'altra opera di Gualtiero Nativi, mm, forse questa è proprio del, periodo, del momento più importante, eh. Eh, in assoluto dove l'astrazione eh, va eh, comunque, an ancora possiede eh, un carattere molto personale, si ritrovano queste linee curve che eh, poi andranno perdute perché dopo questo momento qui l'artista firmerà eh, il, il manifesto dell'astrattismo classico e tornerà eh, con più fedeltà a, a, a produrre in maniera classica. E quindi in questo periodo qua ehm, si, si vede, si nota molto meglio che in altri periodi la personalità dell'artista, ecco perché questo è il periodo più richiesto di Gualtieri Nativi. Eh, vado a, a, dirvi le, la, a descrivervi l'opera nel dettaglio, eseguito nel 1948, si tratta di un bozzetto per forme nello spazio. Dipinto a tempera su cartone, misura centimetri 19,8 x 12,4. Firmato in basso a sinistra, sul verso ha un'etichetta di open art prato con descrizione. Pubblicato sul, sul catalogo generale di Qualtiero Nativi, a pagina 65, figura 57. E ve la vado a mostrare. Eccolo qua, il catalogo generale. Ecco qua, ed ecco qua la figura numero 57. Questa volta l'ho letto prima di togliermi gli occhiali. <ride> Eccolo qua, figura numero 57, catalogo generale, volume 2, quartiere nativi, periodo più importante, vi ricordo eh. Vi ringrazio per l'attenzione e andiamo a presentare un'altra opera, subito dietro. Eccolo lì, opera di Emilio Scanavino. Come, come potete ben notare, un'opera che eh, descrive l'interiorità dell'artista, eh, con eh, questa volta un punto di rottura: eh, un punto di rottura dal quale si, emer si vede emergere verso l'esterno. Cioè, eh, si vede esteriorizzare in questo caso appunto, eh, un po' di sentimento. Eh, un po' di sentimento che, che mh, dopo questa rottura esplode, eh, ancora racchiudendo ancora il rosso, che di lì a breve uscirà fuori dalla, dalla cima di questo, di questo um, quello che si potrebbe quasi definire un vulcano. Andiamolo a vedere. Nello specifico, vi dico i dettagli: morfologia, il titolo dell'opera, eseguito nel 1970, dipinto ad acrilico su tavola, misura centimetri 30 per 30, firmato in basso a destra. E anche per quest'opera sul verso abbiamo sigla e timbro Bruno Giraldi. Oltre che al timbro della galleria Spagnoli di Firenze. Ve lo vado a far vedere. Eccomi. Ve lo vado a staccare per farvelo vedere dietro. Eccolo qui. Abbiamo la descrizione dell'artista, la sigla di, Gilardi, di Giraldi, scusate, e gli altri scritti di provenienza. Questo niente, non c'entra niente, ce l'abbiamo messo noi probabilmente. Ecco qua, lo vado a riappendere. Questa è un'opera molto significativa dell'artista e dà un prezzo veramente interessante anche per le contenute dimensioni. Ecco, una cosa, eh, un pensiero... Ehm, concreto su quest'opera si potrebbe fare eh, contenendo molto il costo andiamo avanti andiamo alla prossima opera si tratta di un'opera di Luigi Veronesi eccolo qua ah scusate prima scusate non vi ho fatto vedere ormai me l'ero preparata la pubblicazione dello scanavino eccola qui il catalogo generale lo faccio velocemente visto che ormai ero andato già oltre Ecco, lo troviamo qui in alto a sinistra, in alto a destra per voi, sì. Eccolo qui è lui, rivediamolo dietro, è proprio lui, vedete? Ecco qua, ecco qua l'opera di Luigi Veronesi che vi voglio presentare oggi, un'interessante opera, un opera eseguita nell'83 eh, da, dall'artista. Eh, vi, vi ricordo che ha eh, firmato il manifesto del, gruppo arte, del movimento Arte Completa, MAC, ehm, e che in quest'opera eh, mostra il suo eh, ritorno allo studio della sonorità. Del colore espresso eh, con calcoli eh, a volte anche matematici. Andiamola a vedere nel suo interno. Vediamo come questo timpano viene percosso dal, dal colore rosso, dando appunto una sensazione di sonorità. Si tratta di un'opera del 1983, eseguita a tecnica mista su carta misura centimetri 50 x 35. È firma, eh, firmato e datato in basso a destra, come possiamo andare a vedere. Eccola lì, la firma L Veronesi 83. Eh? Sul verso eh, c'è uno scritto autentico dell'artista e poi il timbro della Galleria Buonaparte di Milano. Come provenienza? Vi ricordo che l'artista eh, inizia a dipingere a 20 anni, è molto precoce. A 26 partecipa alla prima mostra collettiva insieme a Casorati, Paolucci, Fontana, Reggiani, Soldati. E forma, firma il manifesto della prima collettiva di arte astratta italiana. Eh. Dopodiché poi aderirà al movimento arte concreta solo in seguito. Ecco, guardiamo adesso, vi vado adesso a presentare un'importante opera di Walter Fusi, sicuramente è un'opera che anche questa eh, raffigura il periodo eh, più fiorente dell'artista in quanto eh, fa parte delle opere ehm, nelle quali l'artista eh, ehm, sviluppa un'attenzione e una, una, un concreto studio della tridimensionalità, sia nella scultura che in questo caso nella pittura. Andiamola a vedere insieme. Opera senza titolo eseguita nel 1973, dipinta ad olio su tela, misura 150x50, sul verso è firmato, datato e numerato. Ecco, vi ricordo che l'artista frequenta l'Istituto d'arte di Siena e poi l'Accademia d'arte di Firenze. Inizialmente aderisce al movimento informale. Eh? Poi inizia ad esporre a Firenze nel 1958, è scoraggiato e dopo nel 1964 approda all'astrattismo geometrico, sperimentando poi il concretismo, ed è quello che lo porta a produrre opere tridimensionali. Il contatto comunare, sì. Siamo dentro all'opera diffusi in questo momento. Andiamo a vedere... Adesso lo scanavino su gentile richiesta dell'amico. Eccolo qui. Emilio Scanavino, morfologia. Acrilico su tavola misura centimetri 30x30. Un'opera molto interessante, di certa provenienza. Lo voglio andare a staccare di nuovo, se posso. Possiamo sia zoomare sulla firma davanti, l'avevamo fatta vedere qui sopra il mio polish. Vediamo. Eccola lì, che è appunto anche sul retro dove andiamo a vedere tutti i particolari che vi ho descritto. Eccolo qua, Scanavino, la descrizione dell'opera, Morcalice, eh, eh, dipinto a Calice nel 1970 stiamo parlando della Liguria, dove lui si è trasferito, aveva una casa che era più una torre che una casa, centimetri 30x30, il titolo è morfologia, si tratta di un acrilico su tavola, qui abbiamo la, la, la data che ritrae il 1994, la sigla di Bruno Giraldi, il timbro, di Bruno Giraldi di Rivolno, a seguire giù Galleria d'Arte Spagnoli ed altri scritti di provenienza, altri due scritti di provenienza. Ok? Ricordo alle persone a casa che sono interessate a questo scanavino che confermare non vuol dire acquistare, quindi... Eh, se voi decidete di vederlo ci fa molto piacere farvelo vedere. Ecco. Eh, ovviamente ci vuole un interesse concreto, quello sì, chiaramente uno non vuole perdere tempo, però eh, vi assicuro che è un'opera veramente eh, di qualità e probabilmente vista dal virus, vivo sarà ancora più ghiotta di quello che non è in televisione. Eh. Posso andare avanti Alessandra? Ringrazio e vado avanti. Eccoci qua, vi presento questa interessante opera di Claudio Verna, eh, sicuramente è il periodo più fiorente della pittura analitica di questo artista. Eh, una, una forte espressione della pittura analitica, uno studio del giallo, eh, del, del, del chiaro-oscuro, eh, delle ombreggiature di questo colore, eh, su, eseguito su due tele distinte che vi vado a descrivere. Titolo dell'opera A126 eseguito nel 1972. Dipinto ad acrilico su doppia tela, misura centimetri 40 x 60 totalmente. Sul verso è firmato, datato e titolato. Corredato di autentica dell'artista su foto. pubblicato sul catalogo ragionato a Cura di Menguzzo e Feramband, Fondazione WAF, Silvana Editore, Cisanello Balsamo Milano nel 2010 a pagina 133 e 319. Quindi anche quest'opera è pubblicata, è corredata da pubblicazione. Eccoci qua. Eccoci qua davanti a un'opera eh, di Walter Valentini, l'avrete riconosciuto, eh, interessante maestro di incisione, eh, ha usato questo tipo di tecnica anche sulle opere eh, dipinte ad acrilico eh, che eh, ha lavorato negli anni 70. Sempre rispettando le, le, le rigorose geometrie. Vi ricordo che Valentina, allievo di Luigi Veronesi. Eh, è un pittore scultore, ma soprattutto. Lontano da tutti i gruppi e tutte le correnti artistiche, dichiara però la sua ammirazione per i lavori di Clé o di Melotti di Uncini, di Licini, scusate. Ovviamente anche di Veronesi e, e di Scanavino. Fino a diventare insegnante di incisione all'Accademia delle Arti di Milano. Grande artista Walter Valentini. Walter Valentini, Valentini un'opera veramente interessante, un'opera eh, del 1978, eh, un'opera della serie eh, dei bianchi e dei neri che l'hanno fatto conoscere e riconoscere a tutto il mercato internazionale. Ecco, di Walter Valentini le opere che sono andate a toccare l'attenzione del mercato internazionale sono proprio negli anni 80 quando eh, ha avuto un boom eh, di ammiratori eh, sono proprio queste qui i neri e i bianchi del 78 questi eh, esperimenti di, di cromia eh, che viene, eh, sto parlando del nero viene posta sulla tela in forma geometrica però con eh, pastosità diversa creando appunto già di per sé un effetto che poi viene accentuato da eh, una serie di incisioni bianche di colore che l'artista pratica sulla tela. Lo vediamo nel dettaglio e dopo torniamo alla richiesta dell'amico a casa. Intanto, vi parlo dell'opera del Valentini. Archita 8, il titolo di quest'opera del 1978, eseguito a tecnica mista su tela, misura 1,50 x 50. Sul verso è firmato, datato, c'è cioè il titolo e l'etichetta dell'artista con la descrizione. Andiamo adesso a. Soddisfare la richiesta dell'amico a casa, eh, tornando a vedere l'opera di Gualtiero nativi? Grazie. Chi scusa? Mario. Mario, grazie Mario, grazie a lei. Andiamo subito a vedere i nativi. Vi ricordo i numeri di telefono eh, 0572 910502 320 328 2626. Vi ricordo che potete chiamare adesso, durante la trasmissione, oppure quando volete, negli orari di ufficio. Ringrazio tantissimo il signor Mario ed andiamo a vedere ancora una volta questa instancante opera di Gualtiero Nativi. Ecco, è una cosa che anche ieri sera mi è capitato di dire, ma anche se oggi dico volentieri, nell'arte è importante, uh, sì è vero che... È, è, è non importante, ma è diciamo, a volte fruttuoso investire, però è importante specialmente acquistare le opere che toccano, che piacciono, perché ammirando delle ammirandole nella casa propria ogni volta si va a scoprire un particolare nuovo. E questo, oltre che arricchirci l'anima, che succede sia per il figurativo che per l'astratto, che per le cose drammatiche, Oltre che ad arricchirci, ci dà anche la, la possibilità di avere un, un contatto diverso con l'opera stessa, tanto che se poi noi la vogliamo andare a ridare a qualcun altro, sicuramente lui, la persona che, a quale poi la proporremo, sarà toccata dalla, dalle nostre sensazioni positive verso quell'opera e sicuramente l'apprezzerà molto di più, ecco, quindi... Non è. Io lo, lo, lo dico perché è nell'esperienza mia, e nell'esperienza anche dei miei questa cosa. Ecco, si vende più facilmente in sostanza quello che ci piace che non quello che non ci piace. Quindi cerchiamo di acquistare sì, noi in particolar modo siamo galleristi, dobbiamo lavorare, quindi acquistare sì per, per poter guadagnare benissimo, però facendolo con cose che ci piacciono, perché anche se. Non è il caso di quest'opera qui perché questo ha un prezzo veramente eccezionale, ma anche se alle volte un'opera si paga un pochino di più ma ci piace rispetto a un'opera che eh, ci piace un po' meno e magari con un prezzo migliore, abbiamo fatto l'affare quando l'abbiamo pagata di più e ci piace perché ci ritornerà poi nel futuro. Ecco, io eh, ringrazio e vado a descrivere quest'opera di Gualtiero Nativi, si, chiama, si tratta di una frattura, opera del 1950. Tempera su carta intelata misura centimetri 70%. Rappresenta appunto un periodo di passaggio fra le opere in equilibrio e quelle intrappolate, come ho fatto vedere prima dal catalogo. Firmato in basso a sinistra, sul verso è firmato e al numero d'archivio. Vi vado ancora una volta a mostrare il catalogo generale mh, pubblicato sul volume 1 pagina 148 figura 53 che vi vado a mostrare eccolo qua eccolo qua ce l'abbiamo qui al ah, numero 53 come dicevo Quadro di importante passaggio storico, opera di importante passaggio storico dell'artista che ha sicuramente segnato la storia dell'astrattismo classico italiano. Forse uno, anzi per me, sicuramente uno dei maggiori esponenti. Ecco qua, eh, vi presento questo dittico eseguito da Paolo Minoli nel 1977, eh, un anno importante questo per questo maestro di arte cinetica perché è, è l'anno dove entra a fa far parte eh, del, del gruppo in, di interrogazione sistematica, di ricerca di interrogazione sistematica, infatti in quest'opera si appunto si vede con chiarezza questo tipo di ricerca eh, matematica eh, rappresentata in quest'opera quest da um, l'unione <ride> di questi quadrati eh, che vengono che si, eh, si si trasformano e si, e si riempiono e si svuotano di luce appunto in una, in secondo una chiara scala sistematica. Scusate l'intreccio di parole, a volte non sono molto preciso ma cerco di esprimermi come meglio posso. Modulazione, frattempi, fase, mi manca la fine del titolo ragazzi qui, eh? opera del 1977. Me lo, me lo dite per piacere la fine del titolo, eh? dipinto ad acrilico su tavola, misura centimetri 40x40 40 cada una, quindi totale la tavola misura centimetri 105, vi dico sempre prima l'altezza, ovviamente, per 40. Ok, Modulazione tre tempi fase B, è il titolo dell'opera. Vi ricordo che Paolo Minoli ha esposto la Biennale d'Arte. Eh? Anche questo artista, come tutti gli artisti che vi abbiamo proposto, o quasi comunque fino adesso, ha esposto alla Biennale d'Arte di Venezia e alla Quadriennale d'Arte di Roma. Eh, dato interessante che preferisco sempre dare: la Biennale nell'82 e nell'86, la Quadriennale nel 99. Eh, è un dato storico che eh, è realmente importante. Per chi colleziona seriamente arte. Andiamo avanti e passiamo ad un'altra eh, curiosa opera che vi voglio descrivere di Aldo Mondino. Ah, L'assistente oggi. Ecco qua questa chitarra, o meglio per chitarra, di Aldo Mondino, eh, un artista a cui sono molto affezionato, come sapete, l'ho già detto più di una volta, eh, in quest'opera in particolare l'artista eh, progetta un, una scultura per chitarra, però... Questo non è il proprio oggetto, questo è più lo studio del, dello strumento in sé. Perché? Perché qui eh, Mondino, sempre con la sua solita ironia, cerca di rappresentare l'oggetto figurativo scomposto un po' eh, in, in modo picassiano eh, in una serie di, di, di esperienze astratte. Si va dall'astrattismo classico che possiamo notare in alto al concretismo geometrico, all'astrattismo informale, ecco che si completa questa armonica per chitarra di Aldo Mondino. Olio tecnica mista su cartoncino, misura sette, centimetri 74x55. È sicuramente un'opera molto interessante. Vedete le varie, le varie influenze delle correnti astratte che Mondino riesce a riportare con una... Eh, con una semplicità palese in quest'opera, senza troppi sforzi, con ironia, con la sua classica ironia, era veramente un grande artista, grande artista mondino. Ecco, sotto, sotto di lui vediamo un'opera di Rotella, un effassage di Rotella, eh, che, eh, tecnica che eh, sviluppa Uh, dopo i decollage, ovviamente, si tratta di mh, uh, un periodo in cui uh, l'artista lavora su una serie di riviste uh, e giornali, in questo caso uh, rivista, principalmente erotiche, uh, sulle quali invece dei soliti strappi o, o accumulazioni uh, di, di, di carta, comu uh, comunque sia, uh, de i decollage, sto parlando ovviamente dei decollage. Uh, in questi EFACAGE usa un'altra tecnica, uh, in pratica scolora uh, queste uh, pagine che lui sceglie dalle riviste con dei particolari acidi e questa è la resa che l'azione dell'artista porta sull'opera. Horror Show è il titolo di quest'opera. Eseguita nel 1973, come vi dicevo, e fasaggio su carta applicato su tela, misura centimetri 20,7 x 16,9, firma e data in basso a destra, sul verso firma, data e titolo. Etichetto, etichetta, scusate, timbro, galleria d'arte all'incontro di Brescia con descrizione. Opera difficilmente da trovare. Io forse ne ho viste due o tre, eh, perché non, non ne sono state prodotte tante. Eh, il, periodo, il periodo in cui producevo quest'opera, l'artista produceva anche i frottage, nel, nel quale riduceva eh, queste. queste, queste questo tipo di riviste allo stadio proprio di impronta. Eh? Qui siamo ancora a un effassage nel quale eh, la, la, le figure sono comunque ancora molto evidenti. Scusate. Eccoci qua, vi volevo presentare un'interessante opera di fine anni Sessanta di Ennio Finzi, ce l'ho qui in alto, vicino a me, andiamola a vedere. In quest'opera eh, l'artista, come in tante delle sue, delle sue opere, ci mostra come è in, magistralmente in grado di eh, riprodurre tramite il colore, tramite l'uso del colore, un suono. Ecco, per lui il colore non ha solo un'immagine, ha anche un suono e qui si vede benissimo in questa vibrazione di rossi sul giallo. Si tratta di un dipinto d'acrilico su tela eseguito appunto nel 1969, come vi dicevo, misura centimetri 45 x 45, autenticato dall'artista su foto. L'artista ricerca nel riflesso luminoso una scia artistica per dipingere il suono, per dare colore e segno e valenza musicale all'opera. Opera interessante, quella di Agnio Finzi, vi ricordo, con un prezzo favoloso. Telefonate perché non potete perdere assolutamente le occasioni di stasera di Fabiani Arte. Chiamate, eh, informatevi, ci sono delle cose, delle occasioni veramente importanti. Um, vi ripeto che eh, per entrare nel mercato, per aprire a pieno la vetrina ed essere apprezzati da tutti, stiamo proponendo dei prezzi veramente concorrenziali. Quindi sapete non costa niente una telefonata. Provate a informarvi per verificare se io dico la verità, quantomeno quello. Eh? Eh, vi vado a vedere eh, a descrivere qui dietro di me abbiamo questa interessante opera eh, di Bernardo Bertin. Artista che come sappiamo è partito dai monocromi eh, rossi e il rosso è sempre stato eh, il carattere centrale della sua ricerca. Eh. Tanto che anche in questi parkour da Lumet, che ha rifatto mh, dopo i Field of Fair, dopo ancora eh, il le Tableau Clou, eh, dopo ancora il, il Piano Fuoco, ehm, sono, nati, sono nate prima le bruciature appunto sul rosso, solo bruciature. Poi sono nati questi, i percorsi dall'UMET, eh, percorsi di fiammiferi, che ehm, hanno sempre come mh, base, come centro fondamentale della ricerca il colore rosso, che in questo caso si è sviluppato durante l'accensione, eh, durante la performance. Questo è il risultato della ricerca del rosso di Bernardo Bertan. Andiamolo a vedere, ve lo descrivo. Parcours d'Allumette è il titolo di quest'opera, 1974, la data di esecuzione. Fiammiferi bruciati su cartone su tavola, misura centimetri 42,5 x 34. Sul verso c'è un'etichetta, c'è un'etichetta che riporta eh, la galleria, la scritta Galleria 100 di Brescia, con titolo, firma dell'artista e data che è successo? davano noi a qualcuno? eccoci qua eh. Vi ringrazio per la cortese attenzione, vi vado adesso a mostrare un'opera che a me tocca particolarmente. Eh, mi dispiace che sia appesa così basso, io l'avrei messa appesa in cielo. <ride> si tratta dell'opera di Elio Marchigiani che eh, fa parte del ciclo Grammature di Colore e questa in particolare che vi mostro qui in basso alla mia destra è veramente molto bella. Eh. Lo studio del maestro Marchigiani. Che possiamo vedere qui è molto interessante. Ricordo che il Marchegiani aderisce al Movimento dell'Arte Povera nel 1969, poi alla pittura analitica già nel 59 alla quadriennale, nel 1968, 72 86 alla biennale. Questa opera del 1991 senza titolo, si intitola. Eh, Posso descriverla come grammatura di colore su intonaco. Misura centimetri 42 x 52, sul verso è firmata, datata e descritta dall'artista. Abbiamo una foto sul retro che vi voglio andare a far vedere che ritrae l'artista con l'opera. Eccolo qua. Elio Marchegiani con l'opera in mano, è una bella signorina. è la moglie? La moglie come si chiama? Carola, ecco, con la moglie Carola, sono lui e la moglie, davanti all'opera, questa meravigliosa opera. Vedete qui? Vedete qui, guardate la descrizione. Ecco, il particolare, perché poi dice. Un, un neofita, uno magari che non, non ha visto Marchegiani non lo conosce può dire ma quelle, quelle, quelle righe che lui fa quelle righe che lui fa sono grammature sono tutte ogni, co, ogni piccola variazione del colore e della forma è segnata da quei numeri che lui apporta sul retro che di, de, diventano, derivano dallo studio del colore che parte sulle basi di Piero della Francesca. Ma vedete, ma tanti artisti, ecco, Elio Marchegiani, la firma l'abbiamo vista, tanti artisti ehm, dicono di essersi rifatte, di rifarsi, e comunque lo è, la verità, a Piero della Francesca. In quest'opera di Elio Marchegiani si nota benissimo che la partenza del, col del colore dello studio del colore viene proprio di lì se la andiamo a vedere ritroviamo le stesse tonalità di pastello st gli stessi impasti morbidi di, del, del 400, del 500 si rivede la, la gradazione degli stessi studi non sono colori messi lì a caso eh? oltretutto poi si, si nota chiaramente la, la, il lavoro sull'intonaco che è esemplare, eh? con questo, questi due ovali perfetti che racchiudono tutta questa grammatura perfetta dentro a un rettangolo altrettanto perfetto. Tutto lavorato, vi ricordo, su intonaco, che è un materiale difficilissimo da lavorare. Ecco qua, voglio farvi vedere anche la pubblicazione: 21 grammi. Mm? I colori dell'anima, grammature di colore, eccolo qua. Eccolo qua. I colori dell'anima, 21 grammi. Ora vi vado a leggere Elio Marchegiani. Ora vi vado a leggere. I dati dell'esposizione ve li vado a descrivere. Allora, 21 grammi, Le Grammature dell'Anima, era il libricino che avevo appena adesso in mano. Elio Marchegiani, esposto dalla Galleria Giraldi a Pisa, a Pontedera di Pisa, da aprile a maggio del 2005, pubblicato sul catalogo a colori come appena vi ho fatto vedere. Io vi ringrazio tanto e spero che ci sia il collezionista interessato perché questa è un'opera veramente di alto prestigio. Eccoci alla volta di un'altra serie di grandi e importanti artisti. Inizierei con Piero D'Orazio, ovviamente lo conoscete tutti, un importante artista informale, fondatore del gruppo Forma 1, insieme a Cardi, a Perilli, a San Filippo, eccetera. In particolare l'opera in alto, è eseguita nel 1969, ad acquerello su carta, misura centimetri 39 x 39 e vedete come nonostante la, la eh, difficoltà che ci sia nell'applicazione dell'acquerello, anche quest'opera d'Orazio riesce a ehm, affiancare i colori. L'uno all'altro senza apparenti contrasti, con un gesto indubbiamente informale. L'opera è firmata in bassa a destra, misura 39x39, 39, è stata esposta alla prima biennale acquarello del disegno di Castello Levizzano di Modena dal 17 luglio al 7 agosto del 2013 Pubblicato sul catalogo della mostra a pagina 11, corredata di autentica dell'artista su foto. Ecco un'altra importante opera di Dorazio, sto parlando di quella a mio fianco, un'opera che eh, oltre a Un'ottima qualità ha anche un prezzo eccezionale stasera. Lo devo dire subito perché è la verità. Sul leone è il titolo dell'opera. Eh, come si può vedere, infatti, eh, in quest'opera, eh, la luce che generalmente nelle opere di Dorazio proviene dall'opera, cioè è già insita nell'opera. In questa opera, che rappresenta un periodo di grande maturità dell'artista, pare arrivare da fuori, come in un, insieme ad un raggio di sole. Ecco perché è il titolo dell'opera, che l'artista ha ammesso e che vi vado a descrivere meglio, Sol Leone, opera del 1999, dipinta ad olio su tela, misura 40x40 cm. Sul verso abbiamo data e titolo timbi dello studio d'Orazio con il numero di, di, scusate, di archivio e l'autentica dell'artista su foto. Io ve lo vado a vedere certamente, lo volevo fare, lo volevo fare già in maniera spontanea, mi fa piacere che l'abbiate chiesto. Eccolo qua il retro, Piano Dorazio. 1999 Sol Leone. Questo è letto, qui ci sono i numeri d'archivio anche. Ecco qua. Piero Dorazio Solleone. La richiesta di Fabiani Arte per quest'opera qui è di 7500 euro. Eh? 7500 euro, a me viene da ridere, 7500 euro per quest'opera di Dorazio, un'opera che come minimo la trovate a 12.000 euro sul mercato. Noi ve la proponiamo a 7500 euro, assolutamente da non perdere stasera questa serie di occasioni a Fabiani Arte. Lo vado ad appoggiare e vi vado a descrivere un'opera invece di un artista figurativo, qui di sotto. Che, vi, che amo tantissimo. Si tratta di Mino Maccari, Mino Maccari che in quest'opera si autoritrae. Eh? Un grande espressionista del Novecento, Mino Maccari ha lavorato con i migliori artisti del Novecento. Ovviamente l'imposizione dell'artista rimane quella della macchia, quella insomma, della, della pittura della costa tirrenica che lo ha, ha accompagnato, ma lui, grande artista, eh, grande studioso, eh, laureato in giurisprudenza, quindi persona veramente colta, aveva un'ironia un particolare che nessuno mai ha avuto come lui all'interno della, della storia della pittura del Novecento. In questo ritratto in particolare, che dopo vado a descrivere, lui dipinge se stesso ironicamente. Perché ironicamente? Perché in nel, immerso nel verde come il suo solito fare, in testa si ritrovano i suoi blu. È come, dichiarare, come se dichiarasse in quest'opera qual, qual è la sua particolarità più evidente nella, nella sua produzione, che è quella della stesura del blu. Ed infatti il blu glielo troviamo proprio in testa a Mino Maccari in questo autoritratto che vi vado a descrivere. Un attimo solo, arrivo da voi. Autoritratto 1948. Si tratta di un olio su carta riportato su tela, misura cm32 x 29,5. Firmato in basso a destra corredato da due pubblicazioni, la bibliografia di Pananti, Maccari a Dispense, 1937-1989, riportato nel volume 11 a a, col numero 2, e poi anche quello di un'esposizione a Città di Lugano, Mino Maccari, il genio dell'irriverenza, mostra antologica, 1921. 1989, pagina 216, numero 29. Vi ripeto, è correlato dall'autentica dell'artista su foto e vi vado a mostrare le pubblicazioni. Eccomi qua da voi. La prima, Maccari a Dispense, Edizioni Pananti, pubblicato, eccolo qua. Maccari a dispense, lo vediamo è lui, e poi l'altra pubblicazione. La pubblicazione delle esposizioni. Città di Lugano, Distretto Musei Cultura e Cinema, Mino Maccari dal 1898 al 1989. Città di Lugano, il genio dell'irriverenza. Meravigliosa l'opera di Mino Maccari, Il genio delle riverenze è stato definito da questo libro. Eccolo qua. Eccolo qua, Il genio delle riverenze, sempre lui. Quindi doppia pubblicazione. Opera importante prezzo importante, non potete fare altro che chiamare stasera e stare con noi a Fabiani Arte. Veniteci a conoscere, vi ricordo per chi si fosse collegato da poco che noi siamo sul mercato ormai da 15 anni come Galleria d'Arte e Casa d'Aste, siamo conosciuti in tutta Italia, informatevi, il mercato dell'arte è un mercato delicato ma è un mercato anche dove tutti si conoscono, quindi se voi provate a informarvi su Fabiani vedrete che i riscontri saranno positivi. Ecco, non abbiamo eh, preoccupazioni o paure da temere da nessun punto di vista, quindi eh, vi vogliamo garantire una solida eh, um, base eh, di lavoro e soprattutto una serietà che eh, continuerà a esservi vicina prima e dopo l'acquisto ecco, eh, nella nostra galleria. Eh, saremo sempre a disposizione per qualsiasi problema su qualsiasi cosa che possa eh, o, o comunque qualsiasi richiesta che voi avrete eh, su ogni, ognuno dei, delle opere che noi vi proponiamo. Eh. Eh, vado a presentare adesso un'altra opera a cui sono molto legato, si tratta di un'opera del maestro eh, Fabio De Poli, eccola qua, l'indiano. Grandissimo artista e compositore, Fabio De Poli. Il titolo di quest'opera è Capo Due Colpi, opera del 1990, è ispirata, esp eh, dipinta ad olio su tela, misura centimetri 100x80 autenticata dall'artista su, fo su foto è ispirata ad un viaggio che l'artista ha compiuto nell'America eh, dove incontrati i nativi americani e letto con la sua grande sensibilità ed umiltà propria dei veri artisti letto la sofferenza di queste figure che tutt'oggi sono sempre prese come bersaglio dalla comunità americana. Ecco che questo quadro che ha una, un disegno ed una, ed una stesura dei colori eh, tipiche eh, e caratteristiche dell'artista con grandi qualità grafiche, di livello grafico, ha questo volto. Eh, informale, eh, senza, senza nessun dettaglio, altro dettaglio se non quello che può sembrare un occhio, ma che in realtà è sì un occhio, ma è un occhio bersaglio. Ecco il titolo, Capo due colpi, il bersaglio dell'umanità. Grandissimo Fabio De Poli in quest'opera. Vi ricordo che l'artista... Ha studiato all'Istituto d'Arte di Firenze, si è specializzato in grafica pubblicitaria, è all allievo di Lucio Venne. Eh. Nel 92 spostò anche, oltre a tutte le altre mostre, le importanti che ha fatto al Museo di Arte Moderna di New York, per esempio. Eh. Intimo eh, amico eh, e, e conoscitore dell'arte di Ceroli, di Miccini, di Bueno. Espone in diverse penali d'arte. Fra le quali Milano, opera del De Poli, anche questa, con un prezzo veramente concorrenziale. Io vi prego di telefonare per verificare. Eh. Adesso vi vado, voglio andarvi a descrivere un'altra opera del Maccari, questa qua che troviamo in basso alla mia sinistra, si tratta delle Terme di Montecatini. Eh, appunto della nostra città è eh, un'opera eh, nella quale l'artista eh, ritrae ironicamente eh, una, una, una delle sue scene, delle scene che preferisce di più eh, l'approccio fra l'uomo e la donna, inteso però come adescamento, come, mh, come forma ironica di adescamento. Eh. Se la andiamo a vedere. Nel uh, più da vicino notiamo che il classico uh, celeste, il classico blu tipico dell'artista. Tanto per iniziare, compresi anche verdi, eh, ma il blu diciamo, è quello che si nota maggiormente. Che uh, dipinge questo gruppo di uomini uh, di una certa età che bevono l'acqua di Montecatini. Voi sapete che è acqua purgativa, no? Quindi Uh, pronti in un certo caso anche vicini alla porta del bagno eh, in un certo caso eh, in un certo qual modo che comunque sono lì um, ad osservare a cercare di, di uh, portare a sé queste due cameriere che um, gli servono l'acqua ma che in realtà sembrano accondiscendenti eh, sono, sembrano uh, propense a, ad avere qualcosa in più che non il semplice servizio da parte di questi signori. Um, da notare la, la, la gamba destra dell'uomo in um, fondo dell a sinistra, l'ultimo uomo in fondo a sinistra, non molto altro, ecco, è una posizione che eh, Maccari fa assumere um, eh, spesso e volentieri alle figure che nelle sue opere vogliono, cercano di fare qualcosa. Eh, spinge con la, con la gamba destra per protendersi in avanti verso le signorine. Grande l'opera di Mino Maccari, eh, vera, oh, artista veramente importante. Adesso vi, vi voglio tornare a presentare una cosa che un'opera che eh, già nei giorni scorsi ho presentato. Che ha avuto molta richiesta, che ancora è sicuramente per poco sarà qui con noi, si tratta di un capolavoro, eh, non lo voglio dire, diciamo un'opera delle, delle più alte, delle migliori di Ottone Rosai, un'opera del 1944 che andremo a vedere fra un minuto, intanto eh, vi lascio con l'immagine del Depoli, vami sul Depoli per favore, eh, con un minuto di musica e poi torno da voi. Grazie, grazie per la gentile attenzione. Siamo qui accanto all'opera del Rosai. Vi ricordo che l'opera del De Poli è molto gettonata, quindi mm, vi, vi consiglio di confermarla con velocità perché eh, le richieste sono diverse. Andiamo a vedere l'opera di Ottone Rosai del 1944 di cui vi ho parlato in questi giorni. Eccola qua, eh, opera de, del periodo uh, migliore dell'artista. Uh, un periodo in cui il colore, uh, l'impasto del colore, uh, la materia, uh, l'uso del, del, uh, del pennello hanno, hanno il suo massimo risultato. Eh. Si nota da quest'opera in particolare l'influenza di Bacon, uh, che ripeto, uh, cosa che ripeto, uh, si ha una sensazione eh, di quest'opera veramente di, di grande potenza, di grande forza. Eh, entraci dentro, fallo vedere bene, intanto io lo descrivo. La passeggiata, il titolo di quest'opera del 1944, olio su tela centimetri, misura centimetri 61x50 ed è firmato in basso a destra opera autenticata da Luigi Cavallo e corredata dal certificato di autenticità di Franco Farzetti. Rosai, che sappiamo viene espulso dalle belle arti da giovane per cattiva condotta, incontra poi Ardengo Soffici che lo avvicina a Marinetti e al movimento futurista, quindi dopo un primo periodo futurista eh, riprende poi la sua passione per il vero e riprende a ritrattare le figure, figure principalmente della famiglia, natura e morte. Si dedica poi all'osservazione degli umili e della quotidianità e inizia a dipingere questo tipo di, di figure. Eh. Nel 1942 gli viene assegnata addirittura... La Cattedra di pittura alle belle arti di Firenze, ecco con queste figure popolari che si trattengono in un vicolo. Rosai mostra la più alta espressione della sua pittura. Poco altro ho da dire se non che nell'opera di Rosai si respira in particolar modo la grande potenza pittorica, l'artista riesce a rendere eh, concreta anche la consistenza dell'aria stessa nelle sue opere, con una pennellata che all'occhio lontano ed inesperto può sembrare materica, di, di forte materia, ed invece si rivela liscia, distesa, sicura, ma fervida e, 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 e satura di colore, saggiamente preparato. Mamma mia, guarda che meraviglia. Mamma mia. Bravo Matteo, stai facendo una ripresa bellissima. Complimenti anche a te. È proprio bello. Ovviamente eh, non sarà mai... Eh, così, così bello come dal vivo. Vi consiglio, vi consiglio: lo sposto anche un pochino in avanti. Vi consiglio di confermarlo, eh, di vederlo, di venirlo a vedere perché sicuramente ve ne innamorerete almeno quanto ne sono innamorato io. Ecco, questo è uno dei classici eh, quadri, delle classiche opere in cui, mh, come dicevo prima, si nota ogni volta un particolare, una cosa, un, un tocco, una sfumatura di colore, una, la piuttosto che la posizione di una figura, ma comunque sempre un qualcosa di diverso. Ecco, avere un quadro di questo genere appeso in casa, davanti agli occhi, tutti i giorni, non stanca mai, perché ogni volta si riesce a trovarvi qualcosa di nuovo, è veramente impressionante, eh, può sembrare inverosimile quello che dico, ma chi eh, ha la passione per l'arte come me, eh, o anche sicuramente ce ne saranno tanti che ne avranno di più, eh, riesce sicuramente a capirmi in piano, eh, a capire in piano quello che voglio dire, spero che anche un occhio meno allenato riesca a capirmi, un'opera veramente eh, di, un, di un valore, veramente importante mm. ecco su un'opera del genere possiamo stare eh, anche svariati minuti senza bisogno del, del sottofondo musicale, assolutamente. <ride> Su questo tipo di opera non credo ce ne sia bisogno. Io vi ringrazio per um, le conferme che ho avuto fino a questo momento, uh, siamo, siamo partiti da poco ma già um, vediamo un, un ottimo riscontro nella nel pubblico televisivo, ciò ci fa molto piacere e, e vi ringraziamo veramente eh, vivamente per la, per la vostra attenzione e la vostra cortesia. Um, vi vado a mostrare proprio qui accanto a Rosaia un'altra importante opera, veramente importante, di Aldo Mondino, come possiamo vedere, si, si tratta di una caduta di stella o caduta di stile, come um, e poi ironicamente eh, rappresentava la figura dell'uomo, L'artista negli anni 70 ehm, che è eh, un'opera veramente importante. Veramente importante eh, che pensate, misura ben centimetri 180 x 120. Mm? Questa caduta di, di stile eh, nel colore ora sotto a questa placca non si riesce a vedere perché. Il plexiglass che è stato applicato, la striscia di Plexiglas che è stata applicata subito sotto eh, la, il vetro di protezione impedisce di vedere i, i, la, le linee. Ecco, forse si riaffondano. Ecco, ora così si intravedono. Perfetto. Queste linee fanno parte della figura più grande, colorata, eh? che però eh, ovviamente um, la. Il, la, la, sono cadute lasciando spazio a questa, a questa striscia che le ha spinte come dal, dal dietro in fuori e ha, ha lasciato solo il segno. Cioè, questa caduta di stile venuta dal dietro, da dentro, ha fatto sì che il colore cadesse, ma il colore non è scivolato in questo senso, bensì. È caduto essendo spinto dal retro in que, con questo movimento e si è riportato al di sotto. Se noi andiamo a prendere questi pezzi e li andiamo a rimontare di sopra, non tornano perché sono si, in, a incastro perfetto con il sopra, ma al contrario, ribaltati perché sono caduti. Vi ripeto, con questo movimento. Ecco il grande lavoro che c'è dietro a quest'opera di Aldo Mondino, oltre alla sua ironia, ovviamente, e alla sua critica verso la società. Un'opera piena di significato, un'opera che riprende l'astrattismo classico, un'opera che, eh, che è un, in realtà anche un'accumulazione, un gioco ironico di Aldo Mondino, pensate degli anni 70, pensate com'era avanti questo artista. Si parla del 1970, dal 67, scusa, avevo letto male, dipinta dal 67 al 72. Pubblicata, eh? pubblicata sul catalogo generale di Aldo Mondino, volume 1. Eh? Centimetri, 180x120, vi ripeto, un Mondino incredibile. Io ho un Mondino veramente incredibile. Io oh, sono eh, torno nel riflesso, mi dispiace. Caduta di stella, Aldo Mondino, grandissimo artista torinese. Vi ricordo che è un artista che è esposto anche all'estero, a New York, a Chicago, a Vienna, a Londra, a Parigi, a Ginevra. Amico di Lamb, di Tranchetti Parmigiani, di Riccardo Licata, Gino Severini, ma insomma ha visto e conosciuto una, tantissimi artisti italiani. È un artista che non si è mai si è fatto influenzare poco... Quasi mai da nessuno, ha preso soltanto quello che voleva lui, ha fatto sempre di testa sua e ha avuto un grande successo a livello internazionale. Veramente molto importante, Aldo Mondino. Eccomi qua, l'avete riconosciuto? Questa è un'opera del grande maestro Mario Sironi. Ve la presentiamo stasera. Si tratta di un'opera uh, un che, come il soggetto mostra chiaramente, ha un titolo importante, La Solitudine. Un'opera con lo stesso titolo è esposta al Museo d'arte contemporanea di Roma. Ovviamente non è un'opera come questa, ritrae una figura femminile eh, molto più figurativa di questa qui, ma eh, comunque è un soggetto, quello della solitudine eh, al maestro, che al maestro è sempre stato molto caro. Eh. Questa fa parte delle tre illustrazioni della novella della vita di Desi Carpeneto, che è eh, stata pubblicata su una rivista, eh, scusate gli occhiali, del 1925 sul quale compare eh, appunto quest'opera. La rivista si chiama Il popolo d'Italia, anno terzo. E in quest'opera ovviamente Sironi rappresenta in maniera magistrale, con un bianco, con un bianco e un nero eh, messi in forte contrasto, eh, la solitudine. Di, di questa persona, la quale ombra eh, si confonde o va addirittura a, a formare, a, a quasi a ipotizzare o a ideare un'ipotetica casa che si sviluppa sullo sfondo di quest'ombra. Eh? La solitudine, la mancanza di casa, la lontananza dall'amicizia e dagli affetti. Questo è quello che rappresenta. Eh, Mario Sironi, in questa importante opera che vi descrivo. Si tratta di una tempera su carta, misura centimetri 32,3 x 23, appunto il titolo è Solitudine. L'opera è il bozzetto dell'illustrazione definitiva della vita di Desi di Carpeneto. Pubblicato sulla rivista Il Popolo d'Italia Milano 3 l'8 agosto 1925, a pagina 34, Fabrizio Benzi e Sironi, illustratore. E poi pubblicato anche sul catalogo regionale De Luca, catalogo nazionale d'arte di uh, Roma, nel 1988, col numero 1387 a pagina 148. È autenticata anche da Francesco Meloni su foto. Ed è un'opera, bravo, bravo Matteo, fai vedere per bene la figura. È un'opera di un romanticismo veramente unico. C'è poco da dire. Guardate come è protesa la figura in avanti, guardate come con, con, un, con una pennellata ha risolto una mano. la profondità che è riuscito a dare nell'ambiente, il romanticismo della composizione in sé. Vi vado a far vedere un'illustrazione. Fabio Benzi e Andrea Sironi, Sironi illustratore, catalogo ragionato, eccolo qua, per voi apriamo e lo troviamo qui in fondo. Eccolo qui. descritto poi sulla sinistra. Eccolo qua, la solitudine. Questo, questo qui, più gli altri due in alto, se li vogliamo andare a vedere, no, questi due, questo che scopro, e questo, erano pubblicati tutti e tre sulla rivista del 1925 nello stesso giorno, erano tre, tre disegni, questo, questo e questo qua. Scusate se ho, ho imbarazzato la telecamera col mio gesto veloce, eccolo qua. Veramente importante quest'opera di Sironi. Maestro che conoscerete sicuramente, eh, fra gli iniziatori del movimento del Novecento, fu insieme a Bucci, a Funi, a Oppi, ha lavorato, ha fatto l'illustratore per la rivista Il Popolo d'Italia fino al 1945. Negli anni 30 ha teorizzato e praticato poi il ritorno alla pittura murale, eh, che è quella. Che poi tutti conosciamo, ha partecipato alla, Venezia nel 1920, alla Biennale scusate, di Venezia nel 1924, dove ha presentato quattro dipinti sul tema della figura. Certo. Possibile vedere il Dorazio? Certamente. Allora, il Dorazio e il Perilli della prima tornata, adesso li andiamo a vedere. Vi ricordo intanto che Mario Sironi, ha, ora tanto per finire il discorso, comunque ha esposto in tantissime mostre nazionali. Ha esposto a Zurigo, a Ginevra, ad Amsterdam eh? e in altre, in altre varie città europee. Maestro di grande prestigio. Allora andiamo. Adesso, poi dopo vi voglio far vedere anche un'altra cosa. all'opera di Sironi. Confermatelo, confermatelo, vi ricordo, vi ricordo che confermare non è acquistare, confermare è dire sì, mi piace, lo voglio, ma lo devo vedere, non posso prenderlo così per televisione, lo devo vedere, lo devo controllare, devo verificare, se poi mi piace magari sì, lo prendo. Ecco, confermare vuol dire questo, non vuol dire eh, mh, acquistare subito, vuol dire darci la vostra disponibilità per poterlo valutare insieme a casa vostra o nei nostri uffici, come volete. Andiamo a vedere eh, l'opera richiesta di Dorazio, eccola qua. Solleone, opera del 1999. Olio su tela, misura centimetri 40x40. Sul verso c'è cioè la firma, la data il titolo, il timbro studio del razzo con il numero di attivazione. Eccola qua un'opera dove la, appunto come dicevo prima la luce entra, dove eh, l'artista volutamente lascia entrare la luce dentro alla sua, al suo lavoro astratto, un'opera con un prezzo eccezionale. un'opera con una gamma di colori veramente gremita, veramente ampia, colori che sono come, come si può notare chiaramente eh, disposti con una, un... Un modo e un, e un sapere eh, che eh, spiazzano quasi, ecco, proprio con una naturalezza che è spiazzante. Eh? Grandissima l'opera di Piero Dorazio. Vi faccio vedere un, velocemente anche il retro con la firma. Dorazio confermato, eccolo qua. Intanto gli facciamo rivedere il, il retro grazie all'amico a casa, gli facciamo vedere il retro con la firma quindi non lo riattacco. Mi dispiace per eh, gli altri collezionisti che avevano messo gli occhi su quest'opera. E, e intanto vi faccio vedere, togliamo questo, intanto andiamo a vedere eh, l'opera per l'altro amico, quella di Achille Perilli. Grazie. Eccoci qua, Achille Perilli, il tramonto delle cose. Opera del 2005, si tratta della proiezione di un quadrato su fondo nero con eh, una particolare attenzione per il colore verde. La base del quadrato è gialla, però il, il lavoro maggiore è sul verde. Come sapete, i fondi neri o i lavori comunque sul verde sono quelli che sempre attraggono di più la, il collezionismo di Achille Perilli. Eh, prego, andiamo dentro, intanto vi descrivo l'opera, il tramonto delle cose, il titolo di quest'opera del 2005, dipinto a tecnica mista su tela, misura centimetri 81x65, la firma e la data sono in basso a sinistra, sul verso abbiamo la firma, data e titolo, allora intanto andiamo a vedere con il bravissimo ed esperto Matteo la... Firma e la data, dopo lo, lo stacco e ve lo faccio vedere anche sul retro. Vi ricordo che il prezzo è eccezionale. L'opera è stata esposta a Perilli, alla mostra Achille Perilli a Geometria dal CEL al 29 ottobre del 2005. Pubblicato sul catalogo della mostra, a cura di Biasutti e Biasutti, di Torino, pagina 15. Autenticato dall'artista su foto opera scritta dell'anno 2005 al catalogo generale delle opere di Achille Perilli. Vi ricordo che l'artista è stato cofondatore del gruppo Forma 1, con Doraccio Accardi, San Filippo Attardi, Turcato. Vi ricordo che l'artista ha partecipato a 5 edizioni addirittura 5 sono le edizioni della quadriennale su cui, a cui ha partecipato Achille Perilli sono tantissime anche quelle della biennale, un artista veramente importante, ripeto il soggetto la proiezione del quadrato il soggetto più ricercato fondo nero, uno dei fondi più ricercati, il verde uno dei colori più ricercati ce li abbiamo tutti e tre in questa importante opera di Achille Perilli vado a a farvi vedere anche il dietro, il retro lo stacchiamo e lo mostriamo. Ecco qua, Achille Perilli 2005, il tramonto delle cose. Ecco, vi ricordo che l'artista è ora in mostra all'Ermitage di San Pietroburgo. In questo periodo l'artista è in mostra all'Ermitage di San Pietroburgo. Ecco, non come si dice da noi sulla pescia nell'anchione, ma all'Ermitage di San Pietroburgo. Con 100, ben 150 opere della produzione dell'artista, tutte quante in esposizione in questo periodo, periodo di molto fervore per quanto riguarda l'opera di Achille Perilli. Noi sappiamo che quando si verificano, come è successo, ne dico uno a caso: Pistoletto al Louvre, come è successo con tanti artisti. Ehm, di fama, di italiani ma di fama internazionale, quando ci sono delle mostre importanti all'estero, l'artista viene chiaramente rivalutato. Questo so, è un artista storicizzato, parte, ha partecipato a 5 eh, quadriennali di Roma, tantissime biennali di Venezia, un artista conosciuto veramente a livello internazionale, una garanzia di sicurezza per un eventuale acquisto, anche pensando. A, eh, ad un investimento eh, in questo caso. Vi ricordo che eh, la, il nostro consiglio è sempre quello di appendere nella propria casa le cose che piacciono. Eh, ovviamente, in questo caso, oltre alla piacevolezza e, e alla, alla pagamento che veramente può dare quest'opera, che è risolta veramente bene, è un'opera anche eh, molto mm, allegra, ecco, non triste come quest'opera, oltre a pagare l'occhio, eh, possa essere pensata come forma di acquisto per un eventuale investimento, un'opera che vi consiglio. E adesso, dopo una breve carrellata sull'opera di Perilli, vi voglio andare a presentare eh, un altro pezzo importante dell'arte italiana del Novecento un artista a cui io sono particolarmente affezionato, un artista che, che già negli anni Ottanta ha avuto grandissimi successi. Che siamo orgogliosi di presentarvi artista che eh, io stesso avrei voluto conoscere molto volentieri ci sono quasi riuscito una volta ci siamo sfiorati ma non sono riuscito a trovare eh, il Grazie Carla, grazie, buonasera, sono contento che ci segui. Non sono riuscito a trovare il, il, la possibilità di avvicinarlo perché eravamo contornati da diverse altre persone e non è nel mio stile andare a importunare o essere troppo entrante, quindi ho perso probabilmente questa occasione. Ma condivido appieno eh, il pensiero di questo artista, veramente proprio a livello umano. Eh, mi coinvolge tantissimo, tanto che un, uno dei suoi pezzi che io ritengo molto importante ehm, è appeso in casa mia. Eh, si tratta di Piero Girardi. Come avete potuto capire, qui alla mia sinistra abbiamo una sua importante opera degli anni Ottanta. Andiamola a vedere, allarga pure, allargati, allargati perché eh, ti dovresti allargare fino al pavimento. Eh. Mi dispiace adesso. Magari di non averla posizionata proprio nella maniera più corretta, eh? si vedono un po' delle magagne, cioè abbiamo questa presa in mezzo, ma facciamo finta di niente. Eccolo qua, l'opera di Piero Gilardi, al titolo Albero, opera del 1985, si tratta di una gomma a piuma poliuretano espanso. Misura centimetri 137 x 105 x 60. Lo vado, puoi anche iniziare a andare nel dentro per far vedere, ed è un albero secco. Un albero secco che rappresenta la forte critica dell'artista verso lo sfruttamento della natura da parte dell'uomo. Opera di arte povera, considerata di arte povera, è molto finita, rappresenta un albero bruciato, un albero distrutto dalla stupidità dell'uomo. Ecco quello che ci vuol dire Gilardi con quest'opera. L'artista nasce, ovviamente viene conosciuto eh, con i tappeti natura, i tappeti natura che vengono intesi e sono comunque, usano, in senso ludico riempire gli spazi di cemento di puro cemento ehm, delle città okay? ma la critica che l'artista fa anche poi con la serie dei politici la serie dei personaggi che lui ha eseguito è verso la società cioè lui cerca di riportare all'uomo la natura cioè Girardi sarà quello che verrà ricordato come colui che ha dato lo spunto all'uomo per sopravvivere, per non autodistruggersi. Ecco l'importanza di quest'artista che ancora non è stata capita appieno. È il primo, il primo in assoluto che, fa, che pone agli occhi dell'umanità la propria autodistruzione. È questo che ci dice Gilardi con questa imperdibile opera, vi ricordo del 1985, un periodo in cui non ha prodotto tantissimo. Eh? Quindi, questo è veramente un pezzo da non perdersi. Se riesco a girare, vi faccio vedere anche l'altro lato. Scusate le spalle, proviamo a vederlo anche di qua. Opera da vedere a 360 gradi, eccolo, l'ho girata, guarda là che roba. Cioè, è proprio, è, sono cose che sembrano vere. Io non lo so. A casa mia ho, ho un'altra cosa. Mm. Non voglio influenzare dicendo cosa, ma sì, lo dico. Sono dei funghi. <ride> Io sono appassionato di funghi. Quindi, <ride> appena li ho visti, li ho subito presi. Eh, ovviamente, è un fondo di bosco con dei funghi. Questo uh, opera, in particolare opera del 1985, vi ripeto, ha un prezzo eccezionale. Vi ricordo che l'artista ha già esposto anche all'estero, a New York e Parigi, Amburgo, Amsterdam, Bruxelles, Colonia. Ha lavorato anche in Africa, nell'America del Sud. È un artista conosciuto già a livello mondiale è un artista che decollerà e farà delle cifre da mal di testa questo ve lo posso garantire ecco andiamolo a vedere per bene E vorrei ritornare un minuto sull'opera di Ottone Rosai, per gustarla ancora insieme a voi. Opera del 1944, un'opera importante, sono, sono tante le cose da dire su Tone e Rosai, sono tante le cose che abbiamo già detto. Vi descrivo velocemente l'opera, opera, opera si intitola La passeggiata, eh, è del 1944, si tratta di un dipinto ad olio su tela, misura centimetri 61x50, è datato, firmato in basso a destra, pubblicato, autenticato. Eh, grande esempio eh, del periodo più fervido di Ottone Rosai. Eh, vi lascio un minuto con lui, eh, con un sottofondo musicale e torno subito da voi. Eh, opera da non perdere, assolutamente. Prego. Eccoci qua eccoci qua davanti all'opera numero 29. Si tratta della seconda scultura che vi vado a presentare oggi eh, di Nagarnoldi. Si tratta di una fusione in bronzo, è un esemplare unico pezzo 2 di 3, e questo in particolare, a differenza dell'altro, è un cavallo. Eh, è un, il titolo è Stallone. È un cavallo in posizione di ribellione. Ecco lo possiamo. Notare come nell'opera di prima, se la, se la vediamo da lontano, nel grande, eh, in particolare l'istinto di questo artista per la bellezza, quest'opera rispetto all'altra che vi ho fatto vedere prima eh, ha un cambio di passo, eh, il cavallo si ritrae indietro, vedete come davanti al, all'osservatore che è nella posizione dove sono io adesso, Compia un balzo all'indietro in segno di ribellione. Eh? Bellissimo. Bellissimo il contrasto fra le, le superfici eh, tondeggianti e concave, che sono levigate a dovere, molto lisce, e, il, e invece le parti incavate che risultano ruvide eh, di una forza. Veramente incredibile. Più ci si avvicina all'opera, più si entra dentro, e più che si nota la forza di quest'opera scultorea: eh? con, eh, con eh, la groppa, con il teschio quasi scarnificati dall'opera materiale, dall'opera violenta dell'uomo, eccezionale il lavoro di Naggarnoldi nel costruire questo genere di opere il cavallo ovviamente è l'opera eh, che, che l'ha reso più famoso in tutto il mondo vi ripeto che questo tipo di cose stanno andando oltre oceano tutti stanno andando oltre oceano le opere di Naggarnoldi quindi facciamo sì che qualcosa rimanga qua da noi. Vi ricordo che le opere degli artisti che come lui sono riconosciuti a livello internazionale per ben poco tempo ancora saranno acquistabili, avranno dei prezzi raggiungibili, quindi affrettatevi a chiamare, provate a sentire, a informarvi e vedrete che queste opere che noi vi offriamo sono veramente proposte a dei prezzi concorrenziali. Ecco, voglio dire solo questa parola. Mm. Informatevi, vedete, eh, non voglio avere troppa enfasi, mettere troppa enfasi in quello che dico, ma ci vorrebbe. Tante volte ci vorrebbe perché veramente abbiamo dei prezzi che sono straordinari. Vi vado adesso a descrivere a fare una carrellata come richiesto dai gentili telespettatori di tutto quello che abbiamo passato fino adesso e per vedere se magari negli ultimi momenti siamo negli ultimi 40 minuti qualcuno ha qualche richiesta ehm, se qualcuno si è collegato adesso sicuramente non avrà visto tutta la vetrina quindi faremo adesso una carrellata veloce voi telefonateci se siete magari più interessati eh, alla descrizione di, nello specifico perché adesso andrò vi ripeto abbastanza velocemente, sono circa 30 pezzi da farvi vedere. Se siete interessati nello specifico a qualcosa, mi fermate e mi chiedete di magari descrivervelo meglio, eh, oppure di ritornarci sopra se sono andato più avanti. Partiamo dall'opera numero 1, Mario Schifano, Il Colle Verde. Ah, scusate, scusate, <ride> ho sbagliato subito. Mario Schifano, senza titolo ma in realtà il titolo è Vittoria sul Sole per Casimir Malevich, eh? che è l'artista al quale si è ispirato nella parte alta del, dell'opera, in particolar modo con questo pensiero astratto, Mario Schifano. Eh? Opera del 1971-72, si tratta di una serigrafia su tela monotipo, composto da due tele. Eh, superiore 97 per 113 inferiore 104 per 87 le dimensioni totali sono centimetri 237 per 113 lo andiamo a vedere nella sua interezza vi ricordo che l'artista l'ha firmato anche sul retro Opera con un prezzo veramente di favore, eccoci. Mario Schifano, Il Colle Verde eh, Opera numero due, si tratta di un lavoro eseguito a smalto e acrilico su tela con cornice in vasa, misura centimetri 104 x 104. Ed è stato dipinto dall'artista nel 1987. opera molto lavorata, opera che mostra un, veramente un intenso lavoro da parte dell'artista, vi ricordo nel 1987, Guardate come ha lavorato più volte su quest'opera. Giannis Cunellis, catrame su carta, misura centimetri 44 x 57. Uno dei tipici catrami, forse fra i più belli di Cunellis. Quest'opera ha anche un prezzo eccezionale. Ha un prezzo veramente eccezionale quest'opera. Telefonateci 0572-910502-320-328-2626. Confermatelo, confermatelo. E confermate anche questa meravigliosa opera di... Bertini, Gianni Bertini, Quede Brum, è il titolo del, del poema, del libro e poi del film che hanno ispirato l'artista nel 1982, dipinto ad acrilico e tecnica mista su tela, misura 58x50 ed è firmato come possiamo vedere in basso a destra. Un lavoro che unisce esperienze di arte, di, di astrattismo classico all'astrattismo informale, l'artista sovrappone figure, icone del periodo. Eccolo qua, ce l'avevo, ce l'avevo. Achille Perilli, il tramonto delle cose, opera del 2005, tecnica mista su tela, misura centimetri 81 x 65, firmato in basso a sinistra, sul verso è firmato, datato e titolato dall'artista. Va tutto perfetto grazie ecco, vi ricordo che l'opera di Perilli è pubblicata sul catalogo della mostra di Biasutti e Biasutti tenuta dal 6 al 29 ottobre 2005 a, a pagina 15 un'opera eseguita su sfondo nero una proiezione del quadrato molto interessante. Gualtiero Nativi, frattura 1950. Tempera su carta intelata, misura centimetri 70%. Firmato in basso a sinistra. Sul verso abbiamo firma, data e archivi, numero d'archivio. Pubblicato sul catalogo generale. Opera che rappresenta una frattura, come dice il titolo, eccola là la firma sulla sinistra, nativi. Opera che rappresenta una frattura fra due periodi diversi di astrattismo di Gualtiero nativi. Vediamo anche l'opera di Nativi a suo fianco. Eccolo qua. Opera del 1948, vi ricordo che il 1950 è l'anno della pubblicazione del manifesto dell'attratismo classico, eh? quindi siamo proprio negli anni fondamentali. Nel 1950 era quella di prima, questa è antecedente, infatti, qui ancora notiamo nella pittura del nativi un astrattismo, un tipo di astrattismo che non è precisamente fedele a quello classico, ma che mostra delle linee tondeggianti. Ecco che poi nel 1950, cioè due anni dopo. Lui firma il manifesto dell'attrattismo classico insieme a Berti, Monnini, eccetera, Nuti, eccetera. E in quest'opera si evidenzia il periodo più ricercato dove ancora eh, l'artista do, eh, metteva. Eh, Esprimeva la propria personalità a pieno. Opere molto ricercate, quelle di questi anni, indubbiamente le più ricercate dell'opera di Gualtiero Nativi. Andiamo avanti, Emilio Scanavino, <ride> Emilio Scanavino morfologia, opera del 1970, dipinto da acrilico su tavola, misura centimetri 30x30. Vediamo come se da questo vulcano nasca una rottura, rottura dalla quale poi emergeranno i rossi. Di lì a poco inizieranno ad emergere i rossi. Un'opera con un prezzo contenuto che vi consiglio. Eccoci qua, Luigi Veronesi, opera senza titolo, eseguito nel 1983, si tratta di una tecnica messa su carta, misura centimetri 50 x 35. Non mi vedete più inquadrato perché voglio farvi vedere le opere velocemente. Abbiamo l'ultima mezz'ora, eh? ho avuto varie richieste. Eh, mh, persone che chiedono di rivedere tutta la vetrina, io cerco di farla di vedere nella maniera più veloce, ovviamente non presentandomi davanti al televisore, una cosa che sinceramente un po' eh, in questi ultimi giorni è stata così frequente che eh, sono quasi anche contento di evitare. Eh. E preferiamo dare spazio comunque all'arte. Si tratta di quest'opera di Luigi Veronesi eh, che eh, ci mostra come. Eh, L'artista studi il suono, eh, il rapporto fra il segno, il colore, la matematica e il suono, eh. in questo timpano che viene fatto vibrare da, da questi, queste figure rosse che eh, entrano di prepotenza nell'ambiente, sono tutte note musicali. Luigi Veronesi, 1983, andiamo a vedere. Un'opera invece di Walter Fusi, anche questa rappresenta un periodo storico dell'artista, si tratta del 1973, è un dipinto ad olio su tela, misura centimetri 50 50x50 e questo è uno dei periodi, anzi il periodo in cui l'artista ehm, sviluppa eh, un, uno studio sulle tre dimensioni, sia nella pittura che nella scultura ed è, questo tipo di opere, quelle che segneranno il suo ingresso definitivo nel mercato mondiale. La, le opere più richieste del maestro. Opera del 1973, vi ripeto. Negli anni Ottanta si fa la scalpore proprio con questi. Claudio Verna, A126, 1972, acrilico su doppia tela 40x70, ci mostra un periodo di massimo fervore analitico dell'artista. L'analisi del giallo e della luce su questo colore. Opera pubblicata. Se volete eh, ulteriori specifiche che ci sono telefonate e chiedetele. Intanto io continuo, cerco di andare veloce per farveli vedere ancora una volta tutti, eh, ma perdonatemi la velocità, eh, sarò felicissimo di, di soddisfare qualsiasi vostra richiesta e andare più nel dettaglio, se solo lo chiedete. Ecco, finalmente mi si vede bene, guarda come è venuto bene Walter Valentini adesso, Archita 9, del 1978. Emilio Scanavino, bene, allora lo vado solo, un attimo solo, abbiamo una richiesta con Emilio Scanavino, eh, finisco di presentare il Valentini e poi vado subito a farvelo vedere. Eh. dicevo, Walter Valentini, Archita... Otto, il titolo di quest'opera del 1978, dipinto a tecnica mista su tela, misura centimetri 50x50. 50. Vediamo come qui l'artista, che è un grande incisore, lavora nel nero, con, eh, dando eh, al, al, ai vari segmenti che lui ha isolato in maniera geometrica una consistenza materica diversa, sulla quale poi pone anche il, il problema e il discorso dell'incisione, che va dal, addirittura dal segno neutro bianco a quello colorato. Quindi entra anche nel, in questo lavoro nero la luce e il colore. Per questi neri e per questi cicli di nero e di bianco che sono stati prodotti nello stesso periodo negli anni 70, lui negli anni 80 è stato visto, apprezzato e valutato a livello internazionale. Adesso Andiamo a vedere l'opera di Emilio Scanavino. Ecco. Inquadra, pure, inquadra pure in maniera diretta, perfetto, eccola qua. Emilio Scanavino, Morfologia, opera del 1970. Si tratta di un acrilico su tavola che misura centimetri 30x30. Firmato in basso a destra. Fammi vedere la firma, Matteo, per cortesia. Eccola qui la firma. Lo vediamo. Sul verso abbiamo firma, data, titolo e sigla e timbro Bruno Giraldi. Timbro Galleria Spagnoli di Firenze e scritti di provenienza. Pubblicato sulla bibliografia a cura di Giorgina Scanavino e Carlo Pirovano Scanavino. Catalogo generale volume primo edizione eletta, pagina 383 che vi vado a mostrare. Eccola qui. Questa è la pubblicazione, il catalogo generale, e qui al suo interno abbiamo l'opera pubblicata. Eccola qui. Interessante opera di Emilio Scanavino, periodo di, di passaggio. Oh, adesso ve la voglio far vedere sul retro perché abbiamo varie sigle, vari timbri da dover mostrare, come, come si vede qua Scanavino. Carice, Ligure, 1970, la dipinta a casa sua, centimetri 30x30, morfologia e il titolo, acrilico su tavola È la tecnica. Abbiamo varie provenienze, ma quella che più mi tocca è questa, G.B. Bruno Giraldi. Ecco, come ho detto prima... Dovete sapere che questo gallerista, questo importante gallerista livornese, negli anni d'oro, ma anche prima, aveva una predilezione, pur essendo eh, originario e eh, avendo vissuto a Livorno, aveva una predilezione particolare per la pittura contemporanea e moderna. Mentre eh, a Livorno tutti gli altri galleristi pensavano esclusivamente alla pittura macchiaiola, come era giusto e doveroso che fosse, ed anche adesso ovviamente, lui era già, potrei dire tranquillamente, un passo avanti. Aveva già per le mani tutta una serie di artisti, io parlo di Lucio Fontana, parlo di Roberto Crippa, parlo di Scanavino, parlo di tanti altri veramente, tanti altri, ai quali lui credeva e ai quali lui proponeva forme particolari e accordi particolari. Mm? Allora, quelle opere che noi troviamo di Scanavino importanti hanno spesso e volentieri la sigla di questo gallerista dietro. Perché? Perché lui le selezionava, non è che prendeva tutto, era una persona di grande gusto, di grande intelligenza e riusciva a capire quali fossero, quali fossero le cose giuste da comprare. Io mi ricordo un aneddoto del mio carissimo zio che purtroppo adesso non c'è più, ma ve lo voglio raccontare. E io fin da ragazzo ho fatto diversi viaggi con mio zio, con mio papà e per la passione che avevano per l'arte abbiamo girato diverse cose. Mio zio era una persona di poche parole, non, non parlava tanto, però quello che diceva andava, bisognava starla a sentire perché... Eh, parlando poco, quando apriva bocca aveva quasi sempre, per me, sempre ragione. Ecco. In quel um, momento lì mi ricordo che eh, io non, non conoscevo l'arte, non conoscevo Bruno Giraldi, non conoscevo nessuna provenienza, lui mi disse, guarda, ti dico una cosa, girò il quadro, mi fece vedere la sigla e mi disse, te quando vedi questo, compra. Ecco, non dico altro. Lo appoggio e ve lo faccio gustare un altro minuto con un sottofondo musicale, poi andiamo a finire la, de la descrizione delle altre opere. Eccoci all'opera numero 13, prodotta da Paolo Minoli, Modulazione Tre Tempi Fase B. È il titolo di questo acrilico su tavola, eseguito nel 1977. Si tratta di un dittico, ognuno di loro misura centimetri 40x40. Eh, totale la tavola misura centimetri 105 x 60 eh? compreso il fondo bianco arriviamo a centimetri 105 x 60 con... ecco, vi riporto, vi ricordo che questo di minoli è il periodo in cui lui fa parte del gruppo di interrogazione sistematica e questa Opera lo dimostra appieno. Aldo Mondino, armonica per chitarra. Olio su tecnica mista misura centimetri. Scusate, olio e tecnica mista su cartoncino. Misura centimetri 74 x 55. Ed è un'opera in cui l'artista cerca di conciliare tutti i tipi di astrattismo. In que, concentrandoli in questo studio picassiano per chitarra e quindi cerca di rappresentare appunto questa, questo, questa raffigurazione in diversi stili geometrici, dall'artistismo classico a quello concreto a quello informale. Andiamo oltre, scusate ma cerco di andare velocemente, ecco un, un defassaggio di rotella. Effassage, effassage, prima o poi riuscirò a dirlo bene. Eh? Si tratta di una tecnica eh, in levare, come era solito fare da Rotella, che è passato dai decollage a questa, eh, questo tipo di opere che lui realizzava sulle, su delle riviste erotiche lavorando con degli acidi. Eh? C'era il frottage nel quale le portava proprio eh, a livello di, di, di impronta. Eh, queste invece meno eh, corrosi, meno, meno ehm, più figurativi si chiamano i passaggi. Andiamo quando si può al prossimo. Vi ricordo che l'artista ha fatto parte anche della pop art, conosciuto. Andy War, Roy, Lichtenstein, dai quali ha preso e, e con i quali ha condiviso diverse. Ispirazioni. Opera questa eh, difficilmente recuperabile ne sono state prodotte poche ecco qua Ennio Finzi opera senza titolo 1969 per la data di esecuzione si tratta di un acrilico su tela che misura centimetri 45x45 45. in quest'opera eh, del periodo giusto veramente del periodo giusto si nota come l'artista eh, voglia rappresentare il suono attraverso la composizione attraverso il movimento di questi rossi nel giallo. Il quadro successivo è quello di Bernardo Bertin, si tratta di un parcours dall'Omet, percorso di fiammiferi del 1974. Fiammiferi bruciati su cartone, su tavola, misura centimetri 42 x 34. Sul verso all'etichetta della galleria certo galleria d'arte di Brescia con firma e data. Le bruciature sono il risultato della performance nella quale lui andava a ricercare ovviamente come in tutte le sue opere che noi conosciamo, il colore rosso. Ecco, mancano gli ultimi 15 minuti, siamo veramente agli sgoccioli, io continuo con un'opera dei Marchegiani, che mh, avrei numero 18, che è possibile il nativo piccolo. Sì, va bene, dopo il nativi. Um, questo Marchegiani, in particolare, eh, è un'opera che io apprezzo tantissimo perché è di una finezza assoluta. Um, ve la descrivo velocemente perché non ho tempo. grammature di colore, opera del 1991. Grammature di colonne su intona con misura centimetri 42x52, sul verso firma, data e descrizione dell'artista. C'è sul verso anche eh, una fotografia che ritrae Erio Marchegiani con la moglie eh, che, che brandiscono appunto l'opera in questione. Andiamo adesso a vedere per favore eh, Matteo, non quello ma il Nativi, eh, che è il numero 7. Eravamo sul Dorazio, scusatemi, torniamo sul Marchegiani, perfetto. Il Dorazio lo vado a descrivere dopo. Ho avuto una richiesta sul Nativi e ve lo vado a descrivere molto volentieri di nuovo. Gualtiero Nativi 1948: tempera su cartone misura centimetri 19,8 x 12,4. Forme nello spazio, opera del 1948, pubblicato sul catalogo generale volume 2, a pagina 65 figura numero 57, archiviato ovviamente dall'archivio Berto Nativi con i timbri a secco. Quest'opera rappresenta un punto fondamentale della storia dell'artista perché è ancora di ispirazione non totalmente classica. Con queste forme geometriche tondeggianti, l'artista rivela in pieno la sua personalità. Vi ricordo che due anni dopo, nel 1950, firmerà. Il manifesto dell'astrattismo classico e quindi tornerà a dipingere l'astrattismo con più rigore. Vi vado a far vedere anche la monografia, eccola qua: Gualtiero Nativi, Catalogo Generale, volume 2, dove all'interno troviamo la nostra opera. Eccola qui, descritta all'interno del catalogo generale. Perfetto. Ecco qua, il periodo storico più importante di Gualtiero Nativi. Il periodo storico che è maggiormente richiesto dell'opera di Gualtiero Nativi, questo. Andiamo a vedere sul verso l'etichetta, abbiamo anche un'etichetta sul verso, ve la voglio mostrare, scusatemi mi avvicino e lo stacco. Galleria Open Art di Prato. Ok? Ottima provenienza per l'opera di Gualtiero Nativi. Via della Repubblica, Prato. E poi il timbro del Corniciaio, ovviamente, come al solito, che sia. Ecco qua. Pensateci, telefonateci, vi ricordo che confermare non è un obbligo. Confermare vuol dire soltanto avere la possibilità di vedere le opere a casa propria. Noi avremo il piacere di venire a casa o, se volete venire voi da noi, ancora meglio. Vi faremo vedere, mostreremo la vostra galleria. Vi invitiamo a pranzo insieme a noi. Eh, vi ricordo i numeri di telefono 0572 910502, eh, 320 328 2626. Scusate ma devo andarli ogni tanto a leggere quindi mi distolgo eh, l'attenzione da voi. Ehm, sappiate che siamo a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento, ehm, potete, potete chiederci quello che volete, ehm, gli uffici sono aperti non solo oggi ma anche eh, domani, durante tutto il corso della settimana, negli orari di ufficio. Ovviamente vi risponderà mia sorella, l'una o l'altra, sono due, sono tutte e due mia sorella quindi non vi potete sbagliare. Ehm, vi ricordo che eh, su Nativi siamo molto competitivi, ma anche su altri. Comunque su Nativi ovviamente essendo un, un artista della nostra zona, al quale noi siamo molto affezionati, siamo molto competitivi. Telefonateci, chiamate, confermateli, non c'è una produzione, le opere di questo periodo qui sono veramente poche, difficili da trovare, confermatele, mettetevelo in casa, vi godrete l'opera di un artista della quale non vi stancherete mai. Eh? Vi ringrazio e vado avanti, provo almeno ad andare avanti, se c'è qualche informazione che volete fatecelo sapere e noi restiamo a vostra disposizione. Allora, ora si fanno... eccoci qua è l'ultima carrellata di opere, mancano solo 5 minuti, abbiamo soltanto il tempo di far vedere le ultime opere, ho uh, oh, Elio Marchigiani qua, uh, Piero Dorazio, poi andiamo, Mino Maccari, Fabio De Poli, la critica alla comunità americana, L'Indiano nel Mirino, ancora un altro Maccari eccezionale, le Terme di Montecatini di un ottimo periodo. E poi vi volevo far vedere, che l'ho fatto vedere ma non per poco, se mi vuoi seguire un attimo, Matteo mi fa una cortesia, un'opera che qui in basso troviamo, che è l'opera di Elio Marchegiani, le grammature di colore, importantissimo studio di della materia, dell'intonaco, della, de, della rifrazione della luce sul bianco, dell'impasto dei colori che si possono tranquillamente accostare a quelli del famosissimo Piero della Francesca. Ah, scusami, ero sempre davanti. Confermato, nativi il numero 7, perfetto, nativi è confermato, mi dispiace per le persone che... Avrebbero voluto averlo in casa gli altri collezionisti, ma abbiamo confermato anche l'opera dei Nativi del 48. Andiamo a vedere, in ultimo, una romantica opera, forse rosai, che io, il più bel rosai che io abbia visto mai. Ecco. Si tratta di un dipinto ad olio, olio su tela opera del 1944, chiarissima la, la vicinanza artistica con Francis Bacon, che si ritrova in particolar modo nei volti. non definiti un'opera di particolare che, che è stata eseguita in un particolare tipo di, di periodo scusate, di turbamento dell'artista dove i colori sono distribuiti in maniera esemplare dove la pennellata è forte è decisa è effervescente perché è molto sentita un periodo che è un'opera che mostra appunto un forte sentimento nella mano dell'artista in quel periodo. Eh? Un'opera molto completa di una ricerca che la fa diventare fra le più belle del maestro fiorentino. Ecco, accanto a questa opera di Rosai io vi voglio salutare. Spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento. Vi saluto tutti, vi ringrazio per la cortese attenzione e per il gentile riscontro che avete dimostrato. Vi ricordo che noi siamo disponibili qui in via Marconi 44 a Montecatini Terme, che eh, abbiamo la possibilità di soddisfare qualsiasi tipo di vostra richiesta. Eh, ringrazio Matteo, ringrazio Marco, ringrazio il direttore Paolo Fabiani, ringrazio ancora Marco, Alessandro che ci è venuto a trovare, Alessandra, Paola, tutti quanti i miei collaboratori, le mie sorelle, i miei cugini. Ringrazio come da buon italiano stasera voglio ringraziare anche la mamma che è da casa, ciao mamma sono qui, <ride> so che tu mi, mi sei sicuramente, so che almeno uno spettatore questa trasmissione ce l'avrà, ce, ce l'ha avuto anche stasera. Eh? Ringrazio tutti tantissimo, vi do appuntamento a mercoledì dalle 21 a mezzanotte per la prossima carrellata sugli artisti del Novecento. Buonasera. E... e grazie Imagine there's no heaven It's easy if you try the sky.